nel contenuto tanto atteso, il pagellone di questa settimana europea, queste semifinali, che sono state davvero delle belle semifinali con risultati a sorpresa, e soprattutto ora daremo i nostri voti. Ma prima di tutto andate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Altra cosa importante, andate sui miei canali social, Facebook, Instagram, Twitter, per essere aggiornati su tutto. Prima di tutto voglio dirvi questo, essendo che questa settimana avrò alcuni impegni lavorativi, sicuramente qualche video salterà, per esempio come il video della conferenza stampa di Allegri, alcuni video molto probabilmente non ci saranno questo fine settimana, però poi da lunedì ritorneremo sempre più attivi come prima. Vedrò come mi posso organizzare, ma mi raccomando, per questo motivo dovete iscrivervi e fare la campanella, così appena io avrò la possibilità di fare un contenuto lo pubblicherò. E se voi, essendo che ormai gli orari miei li sapete quando pubblico un video, e in questi venerdì, sabato e domenica salteranno questi orari, se voi vi iscrivete e attivate la campanella, ogni volta che uscirà un contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare, così sapete quando farò il video. Allora, cominciamo questo pagellone. Partiamo dalla prima semifinale che si è svolta questa settimana, ma Real Madrid-Manchester United. Signori miei, è stata la partita delle partite. È stata una partita fra due squadre che al calcio gli danno del tu. Da una parte abbiamo avuto Vinicius Junior, dall'altra abbiamo avuto De Bruyne. Le stelle che sono mancate in quella partita sono state il pallone d'oro o Benzema, e soprattutto il vichingo o l'extraterrestre norvegese Allan, che in questa partita è stato completamente messo nel taschino da Rudiger l'ha completamente neutralizzato. È stata una bella partita. Io a questa partita gli do un bel 8 a tutte e due squadre, perché hanno giocato una partita perfetta. Primo tempo forse ha fatto qualcosa in più il Manchester City, è andato in vantaggio il Real Madrid. Nel secondo tempo ha fatto qualcosa in più il Real Madrid, però ha pareggiato il Manchester City. È stata una bella partita con due squadre che si danno del tuo, e mercoledì prossimo ci sarà davvero davvero da divertirsi, perché l'1-1 in casa del Manchester City, come ho detto in un video commento, è un risultato che va a favore del Manchester City. Io do 51% contro 49%, solo perché gioca in casa. Però sarà davvero uno spettacolo. Per questa, quella partita, gli diamo 8. All'altra semifinale di Champions, che è Milan-Inter, devo dare due risultati diversi. Diamo un bel 10 all'Inter. Voi dite, signori miei, ma i primi 30 minuti l'avete visto cosa ha fatto? Ha completamente neutralizzato il Milan. Il Milan l'ha completamente neutralizzato. Sono stati 20-30 minuti, i primi 30 minuti, pure 25, vogliamo dire i primi 25 minuti. Se l'Inter arriverà in finale e fa 25 minuti così contro Real Madrid o Manchester City, non è detto che non se la porta a casa la Coppa Campione. Quando io dico che Simone Inzaghi è l'asso di coppie, è il re di coppe, è per questo, perché in coppa, nella partita secca, Simone Inzaghi non sbaglia mai. E ora tutti quelli che stanno salendo sul carro Simone Inzaghi, dove sono quelli che fra un mese fa volevano le sonore di Simone Inzaghi? Ora tutti Simone Inzaghi resta, cioè volevano Conte, volevano quello, volevano quell'altro, volevano Simeone, volevano Dino Mourinho. Dove sono ora? Ora sono tutti spariti? Ora Simone Inzaghi è bravo? Era stupido? Per questo all'Inter 10, Milan 4, completamente una partita sbagliata. Non mi interessa che dopo 30 minuti ha cominciato a giocare a calcio, non mi interessa. 30 minuti, che piano tattico ha fatto Pioli? Oggi ho capito più che mai che il Milan è Leao. Se il Milan non c'è Leao, il Milan non esiste. Se il Milan non c'è Leao, il Milan non esiste proprio. Il Milan senza Leao non è squadra. E io penso una cosa del genere.
che al Milan è andata di lusso, di lusso. Trovare un Napoli in questo momento carente fisicamente, un Napoli spento fisicamente. Se no non c'era partita, se Napoli stava in forma non c'era completamente partita, non c'era assolutamente partita. Ma 30 minuti da KO, 1-2 pugilistico, 1-2. Pioli ha sbagliato tutto, poi. Ma Pioli non ha sbagliato la partita di oggi. Pioli, la partita non è che ha sbagliato la partita di oggi. Pioli ha cominciato a sbagliare la partita di Cremonese. Con la Cremonese. Tu con la Cremonese non mettere i titolari. Vincevo quella che perdeva con la Cremonese. Poi se perdevi con la Lazio, chi se ne fregava? Però tu giocavi. Il titolare con la Cremonese. Facevi ampio turnover o il tuo solito turnover contro la Lazio e avevi giocatori freschi, no, hai fatto turnover con la Cremonese, hai rischiato prima dell'Euro Derby, Leao si è infortunato e perso, sapendo che tu sei dipendente Leao, sapendo che tu sei dipendente Leao, per questo voto 4. E andiamo alle altre semifinali di Europa League. Tanto ripetiamo, Manchester City e Real Madrid a tutte e due 8, Inter 10, l'Inter fa un passo dalla finale e Milan 4. Andiamo, Bayer Leverkusen e Roma. È stata una bella partita dove il Bayer Leverkusen hanno giocato tutti e due a una bella partita finta dalla Roma 1-0, 12 tiri contro 10. È stata una partita semplicemente nel primo tempo poco emozionante, nel secondo si è visto qualcosa di più, il solito Mancini che secondo me in questa partita ha rischiato più di una volta il rosso, l'ha decisa il romano, ogni tanto alla Roma esce sempre quel romano che decide le partite, quel romano capitan futuro, così era Totti, così era De Rossi, così doveva essere Pellegrini, Bove, ricordiamo, giovane giocatore romano di 20 anni, può essere il capitano futuro di questa Roma, non si sa. Intanto ha fatto un gol decisivo, decisivissimo, perché ora la Roma va in campo delle Leverkusen con due risultati su uno, la Roma può anche pareggiare e va in finale di Europa League, è seconda finale consecutiva di Mourinho e poi lo critichiamo sempre Mourinho, seconda finale, per questo Roma 8, ha fatto poco per quello che aveva i giocatori, vediamo chi aveva Rui Patrizio, Ibañez, Cristante, Mancini, Spinazzola, Pellegrini, Matic, Bove, Celik, Belotti, Abraham, ne mancava tanti. Il Leverkusen mi ha deluso, mi aspettavo qualcosina in più dal Leverkusen, però ha fatto poco e niente, per questo voto 8. Juve Siviglia, alla Juve do solo 6, la sufficienza strimizzita, solo perché è riuscita a recuperare una partita che secondo me, se finiva come doveva finire, era un 4, neanche, era 4 proprio tirata al massimo, ma un primo tempo davvero brutto dalla Juve, ma non tanto brutto perché il Siviglia è stato più forte, andiamoci chiaro, signori miei, il Siviglia, se andiamo a vedere, ti ha davvero dominato con Ocampos. Ocampos, signori miei, un giocatore che al Milan faceva la riserva, lui ti ha dominato e sul gol, perché abbiamo preso il gol? Perché Alexander era già andato ad attacco ad attaccare, Bonucci si doveva difendere, tornare indietro, fare il contropiede di Bonucci, signori miei, poi qui ancora io non riesco a capire, perché Bonucci in campo? Mi deve spiegare con un Federico Gatti in queste condizioni perché Bonucci in campo? Quello che io non riesco a capire, perché Bonucci in campo? Mi deve spiegare perché sta mettendo Bonucci in campo? Quello che non l'ho capito. Voto 6.
Il Siviglia, voto 7, il Siviglia è venuto a fare la sua partita, è riuscito, ha fatto 30 minuti bene, è riuscito ad andare in vantaggio. Io non riesco, ora sentiremo dire, sì, nel campo del Siviglia sarà dura. Signori miei, il Siviglia è squadra che sta a metà classifica in campionato. Se questo stadio così pauroso che fa paura, il Siviglia, pure che stava... andava male, il campionato doveva essere almeno in zona Champions, perché oltre Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid non c'è quelle grandi squadre in Spagna. Ogni volta devo sentire lo stadio, ma se poi a casa nostra preferiscono risultare delle lane che non ti fanno la squadra, è un altro conto. Andiamo ai voti davvero bassi. Fiorentina che perde questa partita, che addirittura era andata in vantaggio con Cabral, poi si è fatta pareggiare da Diouf e alla fine ha preso gol da Amandoni al 93. La Fiorentina che è andata in vantaggio con Cabral nel 25esimo minuto, poi in un momento davvero non mi riesce proprio la parola, non ho capito come ha fatto a prendere quel gol di Diouf. Prende pallone dalla sua metà campo, arriva fino al limite dell'area di rigore della Fiorentina e fa gol, riesce a fare gol. Poi su quel calcio d'angolo la difesa dorme, lascia il pallone completamente a Malesta, la mette nel mezzo e ogni di piatto fa il gol del 2-1. Peccato, davvero un peccato. Una Fiorentina che ha avuto anche un possesso palla maggiore, 57%, tiri 15-8, tiri in porta 3-3. Forse nel momento in cui, una volta mi dicevano a me, se non riesci a vincere la partita, non la devi perdere al 90esimo. Se al 90esimo italiano non riesci a vincere la partita, non la devi perdere. Tu hai visto che al 90esimo Basilea andava più forte di te, stava riuscendo a macinare il gioco meglio di te al 90esimo. Difenditi, non è un disonore lanciare a un certo punto, lanciare la palla in tribuna non è un disonore. Per questo io dico che la Fiorentina ha sbagliato, poteva fare molto molto di più. Qua, quando io dico meglio non perde, meglio se non riesce a vincere, meglio non perde la partita. Ha perso la partita, ora deve andare lì in casa del Basilea fra la settimana a vincere, non sarà facile. Non dico, perché io questa questione degli stadi per me è una presa in giro, signori miei, il fatto degli stadi è una presa in giro. Noi siamo andati quando ci siamo qualificati in finale siamo andati negli stadi che facevano paura, siamo andati al Bernabeu, siamo andati al Neo Camp e abbiamo vinto. A me questa questione, sì, però sai che gli stadi, lo stadio è bello fino a un certo punto, lo stadio dà pressione, ma tu scendi in campo. Pure contro lo Sporting, dice, lo stadio dello Sporting, tu scendi in campo, tu la devi vincere la partita. Io perché dico la Fiorentina ha le possibilità di vincerla. È complicato che deve vincere, che il Basilea si chiuderà e ripartirà, ed è una squadra che fa il contropiede perfetto. Per questo Fiorentina, mi dispiace metterlo 4, Basilea 7, perché ha vinto in trasferta. L'altra partita, West Ham a Z Alkmaar, è stata una partita abbastanza rocambolesca, dove l'Alkmaar si porta in vantaggio al 41esimo, poi un calcio di rigore capovolge completamente la situazione, pareggia, il West Ham al 77esimo, Anthony la porta in vantaggio, 7 al West Ham e 4 alla Z Alkmaar. Signori miei, il pagellone si termina qui, vi raccomando, sempre concentrati sul pezzo, vi raccomando,
questa settimana sicuramente c'è il video post partita fra Juve della Juve, poi vediamo se riusciamo a fare gli altri video, ma mi raccomando, sempre concentrati sul pezzo. Ci vediamo alla prossima, ciao, alla prossima.